Bene, amici Android Blog, benvenuti. Questa sera ho la fortuna di recensire un prodotto che devo dire mi è piaciuto e ci è piaciuto particolarmente. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S4 Mini. Ci è piaciuto particolarmente soprattutto per un form factor davvero compatto e che ci permette di utilizzare un telefono dalle discrete prestazioni in un peso e soprattutto in delle dimensioni contenute. Detto questo, direi quindi di andare allora ad aprire la confezione, vediamo cosa c'è dentro. Naturalmente c'è il telefono che ho estratto. Poi troviamo nella confezione, andiamo sotto, le varie guide di riferimento classiche di Samsung. Se avete visto già il nostro unboxing di S4, di Note 3, siamo lì. Stesse cose per quanto riguarda tutte le carte riguardanti il Samsung Exclusive. Poi troviamo le ottime cuffie in-ear che riprendono praticamente la stessa idea, perlomeno estetica e anche direi qualitativa, visto che sono di buona qualità, delle Note 3 e delle S4. E troviamo anche i gommini di ricambio. Poi troviamo il classico caricatore di Samsung in versione bianca, meno cicciotto rispetto agli altri, scusate il termine, ma è proprio così, perché rispetto a quello dell'S4 e del Note 3 ha un amperaggio inferiore, visto che non serve una ricarica così importante e soprattutto così veloce, visto che il telefono ha una batteria di soli, tra virgolette, soli 1800 mAh. Detto questo, 1900, scusatemi, mAh. Detto questo, direi poi che è presente il classico cavo bianco per quanto riguarda il collegamento poi USB e per la ricarica. Quindi questa era la confezione. Andiamo a prendere il dispositivo. Il nostro dispositivo non è il dispositivo Duos, ma è l'i9195, cioè la versione con il LTE. Volevo iniziare questa recensione con questa immagine, visto che questo dispositivo su AnTuTu, poi parliamo anche del resto, mi ha sorpreso visto che riesce a raggiungere delle buone prestazioni. Un risultato che poi commenterò anche in articolo, che è davvero interessante. Devo dire che mi è piaciuto. E quindi direi: ok, questa era giusto una cosa per farvi vedere. Poi sarò più preciso in articolo, facendovi vedere anche varie altre cose proprio riguardanti AnTuTu. Parlando invece del dispositivo, darei un po' di caratteristiche tecniche e interessanti, direi anche. Abbiamo Android 4.2.2 all'interno, abbiamo poi un'altezza di 124,6 per 61,3 per uno spessore di 8, 94 per soli 107 grammi di peso. Davvero il telefono in tasca, in borsa, in borsetta, dove volete voi, non si sente, è come se non lo portiamo. Lo Snapdragon 400 dual core 1,7 GHz all'interno, direi che è molto buono, performante e fa girare molto bene Android, ripeto, Jelly Bean 4.2.2 all'interno. La memoria interna è di 8 GB, espandibile tramite microSD. La batteria, ho già detto, è da 1900 mAh. Si apre fondamentalmente proprio come, questa è la versione Blue Arctic, si apre proprio come l'S4, nulla di più, e anche la disposizione interna è simile. E quindi questo è quanto. La fotocamera perde un po' di megapixel, ma non troppo di qualità, visto che le foto vengono anche abbastanza bene. La fotocamera infatti diventa in questo caso da 8 megapixel con zoom, autofocus e flash, e i video sono sempre in Full HD. La camera invece principale e secondaria è da 1,9 megapixel. Poi troviamo sempre il classico padiglione, i classici sensori, il tasto centrale, l'indietro e il tasto per quanto riguarda diciamo le impostazioni, gli strumenti, le opzioni attivabili. Sopra abbiamo la porta infrarossi e il jack da 3,5. Di lato abbiamo il sensore spegnimento. Sotto abbiamo l'ingresso per il cavo USB. E da destra abbiamo scusate, ma a sinistra abbiamo il bilanciere del volume. Dietro, classico come il Samsung S4 grande, speaker, le due camere e flash in
diciamo, allineati e il logo Samsung, stesso metallo della cornice. Ok, poi detto questo, volevo anche dirvi che il display invece è da 4,3 pollici, Super AMOLED, larghezza 540 e altezza 950 pixel, quindi 950x540 pixel. È presente, oltre all'HSPA, dicevamo, oltre a porta Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi, anche l'USB. In realtà questa è la versione che comprende anche l'NFC. Quindi stiamo parlando dell'S4 Mini i9195, quindi non la versione Duos e non la versione senza LTE. Ok, quindi direi che abbiamo detto un po' tutto, direi allora di andarci ad addentrare per quanto riguarda le specifiche e più diciamo software del telefono. Allora, il telefono devo dire che ha una buona ricezione, mi è piaciuto, anche in zone dove magari non sente tantissimo il telefono, funziona davvero abbastanza bene e soprattutto ha una buona ricezione wifi, visto che nella mia stanza alcuni tendono ad avere due tac di wifi, l'S4 Mini ne prende quasi sempre tra 3 o 4, quindi direi più che buono, visto che non è proprio qua vicino il router. Per quanto riguarda invece il GPS, già che ci siamo, facciamo anche questo test, visto che abbiamo fatto già un test con Antutu, vi ho fatto vedere il risultato, molto buono. Anche per quanto riguarda il GPS, devo dire che questo S4 Mini si comporta abbastanza bene, perché ne vede subito tanti, subito 27, e piano piano inizia anche ad agganciarsi, quindi la navigazione anche offline non è così malvagia. Cioè, certo, non è fulmineo rispetto all'S4 in versione grande, ma devo dire che il dispositivo si difende abbastanza bene. Naturalmente faremo poi una comparazione anche con l'S4 grande, vedremo anche quali sono queste differenze tra il figlio, il padre, o fratello maggiore e fratello minore, ma devo dire che su strada non mi ha dato particolari problemi questo S4 Mini. Certo, io attiverò sempre i dati perché così facciamo anche una navigazione migliore. Anche per quanto riguarda le email, direi nessun tipo di problema. Certo, c'è sempre il solito problema che bisogna andare a destra e a sinistra se l'email è grande in HTML, ma anche in questo caso nessun problema, le email in push funzionano abbastanza, direi benissimo, le scarica tranquillamente senza problemi. Per quanto riguarda invece la fotocamera, direi che siamo sulla stessa fondamentale impostazione che c'è sull'S4 grande. Direi che non abbiamo particolari differenze, abbiamo l'autoscatto, lo scatto tramite la voce, il flash automatico e qualcosa, la condivisione, le varie impostazioni, vabbè, modifico opzioni rapide, tasto volume, misurazione, antivibrazione, tag GPS, bilanciamento bianco, vabbè, le classiche cose. Per quanto riguarda poi le impostazioni, le dimensioni foto abbiamo appunto 8 megapixel, poi vabbè, l'antivibrazione, l'ISO, la dimensione video abbiamo detto Full HD, il tag GPS, autoscatto, vabbè, flash e quant'altro, il tipo di memorizzazione, eccetera. Poi qui sotto abbiamo la personalizzazione, un po' diversa, diciamo, rispetto all'S4, e anche il modo, in questo caso è simile, ma per esempio si perde la possibilità di fare la foto nella foto oppure il video nel video. Per quanto riguarda invece le foto che sono state scattate, direi che il dispositivo, anche in condizioni di luminosità non eccezionale, una classica stanza come la mia, devo dire che si comporta bene, le foto sono fatte bene, non ho nulla da dire. Anche, vedete, vado a fare uno zoom abbastanza importante su questa fotografia e il telefono non perde particolarmente di definizione, anzi le foto vengono bene. L'S4 Mini infatti da questo punto di vista mi ha particolarmente convinto. Anche questa l'ho fatta ad una foglia e devo dire che anche su questa la macro è venuta discretamente bene. Per essere un S4, in questo caso in versione mini, nulla, nulla da dire. Volevo far vedere anche un video, già che ci siamo. Eccoci qua. Devo dire che questo video con Samsung Galaxy S4 Mini. Guardate che bello questo video, mi è piaciuto molto. Vediamo anche come va con l'adattamento alla luce.
Anche gli zoom rapidi, belli, decisi, non si perde la messa a fuoco. Il telefono, devo dire che niente, è ottimo. Ancora una volta attivando i cambi di luce, questo quindi ottimo, 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 quindi anche il video. Per quanto riguarda invece internet, proviamo ad andare sul nostro sito, glielo facciamo ricaricare. Ok, ho aperto anche un altro, eccolo qua. Ah, nel frattempo apriamo un altro ancora, apriamo anche The Berge, stressiamolo, diciamo, particolarmente il nostro sito, vediamo un po', il nostro telefono, vediamo un po' come si comporta. Chiediamo anche la versione desktop e andiamo ad aprire The Berge. Nel frattempo che si apre The Verge, andiamo a riaprire, ecco, un attimo, una piccola difficoltà, come avete ben visto, andiamo ad aprire tutto Android Blog, quindi ecco qua, nessun tipo di problema. Guardate come il telefono è fluido, buono, anche il doppio tap, nessun problema, impaginazione rapida. Dicevo, tutte quelle schede aperte su Android 4.2.2, visto che non c'è il 4.3 ancora, che ha portato notevoli vantaggi sul S4 grande, tutte queste schede magari possono aver creato qualche problema, visto che anche The Verge è un sito abbastanza pesante. Però, nonostante ciò, guardate come il telefono è fluido, alla fine non ha, non ha particolari problemi, anzi, sicuramente è più fluido rispetto al quando è uscito l'S4 grande, che aveva molti, molti problemi su The Verge. Bene, chiuderei The Verge. E andrei a parlare di musica, per esempio. Andrei quindi sul Play Music, eccolo qua. Ci andrei a sentire una canzone. Non ora, ok. La mia raccolta. Ok, ci dovremmo essere. Perfetto. Poi sentire una parte magari meno strumentale. Il volume al massimo. Beh, devo dire che anche l'audio non è così male questo dispositivo. Non è male, anzi, direi. Sono curioso di vederlo poi a confronto con l'S4, cosa che farò prossimamente. Davvero interessante come audio. Bene, detto anche questo, allora direi semplicemente di andarci a vedere qualche foto. Scusate che devo mettere qualche password. Eccoci qua. Se l'è già ricordata, ottimo. Andrei quindi a vederci qualche foto, ecco qua. Guardate come è bella questa foto visualizzata su questo S4 mini, davvero davvero bella, mi piacciono le foto, lo schermo mi piace, l'S4 mini ha un ottimo display a mio giudizio, quindi passa secondo me questa prova, anche per quanto riguarda il bianco non tende troppo all'azzurrino, buono, e soprattutto quando si va poi sui neri, classico anche di Samsung, il nero è veramente nero, buonissimo. Ok, quindi direi di andare a fare un'ultima analisi riguardo un video in Full HD per vedere se il dispositivo legge questo tipo di video. Nel frattempo, un altro discorso che volevo dirvi, ok, il video è già partito, perciò ce lo andiamo a vedere. Direi, ecco qua. Perfetto, direi nessun problema anche nella visione dei video Full HD. Dicevo, un ultimo punto che volevo farvi vedere era la memoria e parlare di batteria. Ecco la memoria, abbiamo 8 giga totali per andare a mettere i nostri applicazioni, video, musica e quant'altro, e poi la possibilità di fare espansione tramite microSD. Inoltre la versione 4.2.2 l'abbiamo già detto, e per quanto riguarda invece la batteria, direi che la batteria non ha le stesse prestazioni
dell'S4 grande. Nonostante ci sia un processore o un pannello che chiedano meno energia, la batteria, la 1900 mAh, mi sembra un po' pochina, avrei messo un po' di più. Non sempre, infatti, riusciamo a coprire tranquillamente la giornata lavorativa classica. Bene, detto questo, allora vi ricordo che anche che il telefono non è USB OS, perlomeno attualmente non è possibile andare a inserire chiavette e dispositivi USB. Direi a questo punto allora di farci una giocata ad Asphalt 8, che funziona benissimo anche su questo S4 mini, e poi direi di chiudere la nostra video recensione, visto che abbiamo esaminato tutti i punti che mi ero prefissato di seminare con voi. Per ogni discorso poi riguardante il confronto con l'S4 grande, mi lascio la facoltà poi di fare un versus successivo per vedere poi anche queste differenze. Ok, direi quindi che siamo pronti a partire. Vedete come il gioco ha caricato anche abbastanza rapidamente, senza nessun tipo di problema. E ora vediamo anche, e vedrete anche, come il gioco risulta essere particolarmente fluido. Ecco qua, siamo partiti. Guardate come non ho problemi. Il telefono segue perfettamente le mie sterzate. Non ho problemi. Ok, ora questo con questa macchina mi sta un po' disturbando, ma tolto quello, il telefono non ha davvero alcun tipo di problema. Forse è arrivato adesso un leggerissimo lag, ma direi davvero poca roba. Si può giocare tranquillamente ad Asphalt senza problemi. Quindi, cosa dire di questo S4 mini? Diciamo che riprende tante funzionalità dall'S4 grande. Troviamo infatti alcuni dei tipo Group Play, tipo vari altri S-Voice, S-Translator, diciamo alcuni importanti Watch On, come dimenticare Watch On, che invece ci fa controllare la TV, quindi ha delle importanti caratteristiche e soprattutto applicazioni riprese dall'S4 grande. Inoltre è presente anche la radio FM, cosa che non è presente sull'S4 grande, e soprattutto ha un form factor davvero simile all'S4 grande, ma con delle linee che lo rendono molto molto tascabile e molto leggero, visto solo 107 grammi. È davvero quindi un prodotto, secondo me, azzeccato da parte di Samsung, visto che riesce a garantire anche delle buone prestazioni, visto la RAM da 1,5 giga e un dual core, la Snapdragon, già detto, da 1,7 GHz, che riescono a garantire ottime prestazioni anche su questo S4 mini. Direi quindi un po' prodotto da parte di Samsung. Per questa recensione è tutto. Allora ci vediamo alla prossima, e soprattutto ci vediamo al versus con l'S4 grande, che sarà secondo me molto interessante. Allora un saluto a tutti quanti, Mauro degli Innocenti per Android Blog, ciao.